minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel corridoio della clausura dei frati minori cappuccini, qui perché vogliamo raccontarvi la storia di Alessandro, che ci ha scritto a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovraimpressione, per raccontarci la sua storia. Alessandro racconta che un tempo era un giovane scapestrato, viveva una vita dissoluta tra donne, alcol e droghe. Ma un evento cambierà il corso della sua esistenza quando i genitori, preoccupati per il suo futuro, lo invitano a prendere parte ad un pellegrinaggio che fanno proprio qui a San Giovanni Rotondo. Lui accetta senza troppe resistenze. Insieme alla famiglia di sua moglie e all'anziana madre di lei partono per il viaggio che si rivelerà decisivo. Racconta: arriviamo davanti al santuario e c'è una lunga fila per entrare in chiesa. Pian piano inizio a sentire la stanchezza nelle gambe, poi alle spalle, fino a trasformarsi in una terribile sensazione di esaurimento. Decide così allora di rinunciare alla Santa Messa. Si vuole riposare in auto. Avvisa i suoi genitori di questo improvviso malessere. Vado al parcheggio, racconta, trovo mio cognato che dorme nella sua auto. Gli chiedo, sorpreso, se non sta andando in chiesa e lui mi risponde: Padre Pio non vuole che entro. Appena sono arrivato davanti alla porta del santuario mi sono sentito male. Stanchezza, dolori, ovunque. Dopo la messa la famiglia si ritrova a pranzo in un ristorante locale e poi fa ritorno verso l'Abruzzo. Gli anni passano, i genitori di Alessandro vanno in cielo, muoiono e lui decide allora di cambiare vita. Torno da Padre Pio, racconta. Stavolta da solo, con mia moglie, continua la testimonianza di Alessandro. Entro in chiesa senza problemi, mi sento immediatamente bene. Lui racconta che sente un'atmosfera proprio di tranquillità e di benessere. Mi confesso e il frate, racconta Alessandro, mi dice: Padre Pio non ha mai voluto far entrare gli scapestrati in chiesa. Sì, possiamo aggiungere anche noi qualcosa. Sicuramente Padre Pio, nei confronti di coloro che entravano o andavano da lui solo per curiosità, soltanto per fare una gita, il primo impatto era quello di indicargli immediatamente la porta d'uscita e di tornare soltanto se erano convertiti. Bene, da quel giorno Alessandro dedica la sua vita alla preghiera per se stesso, per i suoi genitori e per Padre Pio, che ha cambiato radicalmente il suo destino.